quadro fatto da un artista di Orzinuovi, Pietro Maria Cagnatore, da giovane, quindi evidentemente per una commissione importante, perché era nella sala del comune, nella sala del consiglio. Quindi sicuramente hanno ricercato questo giovane artista, che allora probabilmente era a Brescia, per chiedergli un dipinto che illustrasse in qualche modo Orzinuovi, le sue tradizioni, le sue peculiarità. Quindi guardiamo l'opera che c'era di là e proviamo a immaginare adesso che tipo di gesto poter fare in base all'opera. È stato molto complicato perché il gesto diventa banale. Questo è un gesto. Mi sto grattando il naso, la mia esigenza è prurito, quindi mi gratto, ok? A loro io chiedevo, ok, il tuo corpo che cosa mi può comunicare con il gesto? Cosa può comunicare a me? Qualcosa. Quindi trova un gesto che mi emoziona. E quindi loro sono riusciti a scavare nella memoria una serie di gesti legati alla loro famiglia, ai loro compleanni, a Natale, alla Pasqua, ai nonni. A loro ho chiesto tantissimo, però siamo riusciti a realizzarlo e ci siamo messi a coppie, ci siamo fatti la fotografia o il video di questo gesto per poi metterlo in loop all'interno di un'installazione che vede il quadro bidimensionale, una realizzazione tridimensionale e un'installazione interattiva appunto legata alla performance corporea fatta dai ragazzi. Cosa ti ci raccontano questi personaggi? Oggi a noi che viviamo in un tempo molto diverso e molto lontano da loro. Ci invitano ad una comunicazione interpersonale, direi, almeno nel quadro mi sembra che sia questo. Come le dicevo, un gesto e una serie di scambi di sguardi che comunicano molto. In fondo il quadro non può parlare, non può scrivere niente. Ragazzi, ho detto prima, immaginatevi di avere un grande manifesto, uno di quelli grandi che si vedono in città, dove semmai dovete raccontare qualcosa ma senza le parole. Allora tutto quello che c'è lì dentro ha un suo significato. Quindi i ragazzi possono imparare da questo quadro quelle riflessioni personali che portano loro a riflettere sulla loro fisicità, sulla loro gestualità, sulla loro interiorità, che è una delle cose che la scuola, quando riesce a fare, è benedetta dal mondo. E noi dicevamo, ma dei ragazzi di terza media ce la faranno in gruppo, in poco tempo, a rielaborare, a tirar fuori dei gesti, a esporsi agli occhi dei compagni e addirittura fotografarsi e poi mettersi in pubblico, no? Con i loro gesti. Ce l'avete fatta, siete stati molto bravi da questo punto di vista e ci sono alcuni gesti che sono molto espressivi.